Countdown iniziato allestita nella sala commissione di Palazzo Zanca, la postazione per la presentazione ufficiale delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative fissate per il 10 giugno. Ci sarà tempo fino a mercoledì 16, mentre cambiamo Messina dal basso e Movimento 5 Stelle battono tutti sul tempo, presentando alla città le liste in tempi non sospetti e manifestando un'ampia convergenza sui candidati. C'è da scommettere che saranno in molti ad attendere il termine ultimo. Intanto prosegue a suon di programmi la campagna elettorale, archiviati i toni aspri e le polemiche dei primi giorni, adesso ci si confronta sui temi cari alla città e mentre Gaetano Sciacca del Movimento 5 Stelle converge sul PRG e sullo sfruttamento del territorio, il candidato del centrodestra Dino Bramanti punta alle periferie e alla parte produttiva della città. A puntare sui quartieri periferici anche Emilia Barrile, che interviene sulla questione sbaraccamento e risanamento. Per Cateno De Luca invece ieri incontro con l'assessore regionale alla famiglia e al lavoro Mariella Ippolito, mentre da Napoli arriva per il primo cittadino uscente Renato Accorinti il sostegno ufficiale del sindaco De Magistris e mentre Pippo Trischitta dà il via al suo tour in viaggio per tutta la città, Antonio Saitta in tandem con Maria Flavia Timbro lancia l'hashtag La città in cui credere.